Buongiorno amici, ci ho preso gusto, pillole video in diretta durante l'allenamento col fiatone tutto provato, lago sempre alle spalle, nuova compagna di avventure, Elena del Balon, la regina del mio kennel. Bene, ancora ingredienti, oggi parliamo della farina di riso, quindi non riso il cereale con tutti i suoi meravigliosi derivati tipo l'aceto di riso, quelli li trovate nel capitolo sui vegetali del libro The Meat Guru, che potete anche scaricare gratuitamente in PDF dal sito www.themeatguru.it. ricordate, detto questo, farina di riso, una farina giudicata da tanti come molto interessante, per quello che mi riguarda un discreto riempitivo addensante. Avete presente il riso? Il riso ha un amido tutto particolare, è fatto di granelli, visto al microscopio, di granelli molto piccoli. Cosa succede? Se cucinate il riso, parlo del seme, lo fate bollire semplicemente, lo scolate e lo lasciate là, diventa un pezzo unico, si incolla. È un tipo di amido, quello del riso, che ha questa capacità adesiva molto forte. Inoltre, la farina viene venduta in una forma impalpabile, una granulometria molto simile alla doppio zero, per capirsi, e diventa quindi un ottimo riempitivo. Cosa si intende per riempitivo? Quando striturate un mix dovete pensare che introducete tanti ingredienti che hanno dimensioni differenti fra loro. La scala deve essere tutta occupata, dai più infinitesimali e polverosi a quelli più granulosi e grossi, perché così facendo la struttura dell'esca sarà compatta ma capace di scambiare e lavorare con progressione una volta che la boili viene buttata in acqua. Questo è un principio molto importante. Paradossalmente, un mix che presenta una grana omogenea diventa molto facile da lavorare, perché come elasticità, plasticità ne guadagniamo. Diventa molto facile realizzare boili stabili in acqua, ok? Ma se vediamo la faccenda sotto un punto di vista più ampio, cioè ottenere il miglior risultato possibile, quando la grana è un po' spezzata, diciamo che l'esca è perfetta sotto tutti i punti di vista. Io spesso consiglio di micronizzare tutto. Ma perché? Semplicemente perché la differenza è relativa. Si va da un ottimo risultato alla perfezione, che è importante per qualcuno e insignificante per molti altri. Ma la facilità, ovviamente, della gestione di un mix tutto micronizzato è impagabile, assorbe in maniera progressiva i liquidi quando impasto, quindi riesco a regolare la gomosità e plasticità come voglio. Oh, io non sono fuori allenamento, è che qua tira come, ok? Bene, detto questo, torniamo alla nostra farina di riso, che ha questo amido molto particolare e questa granulometria finissima. È un ingrediente che viene definito indurente, anche se il termine giusto è addensante. Indurente sono altre cose. Indurente è l'azione dell'albumina che coagula e crea una struttura indistruttibile. Quello è un indurente. Altrimenti si parla di un addensante. L'amido è, per sua natura, un additivo alimentare addensante. Si usa per fare le zuppe. Posso correggere col riso, a costi molto bassi, una scarsa coesità di mix di basso medio livello, da beer food semplici a fish mix semplici. In quest'ottica doso la mia farina di riso dal 5 al 15% massimo e riesco a rendere più coeso e denso un mix che altrimenti non lo è. Prese dirette permettono anche queste interazioni con i militari.
e le prese dirette permettono anche queste visuali. Detto questo, dalla sua c'è certamente il basso costo, perché essendo una farina ricavata da uno dei cereali più coltivati in pianura padana, capite che insomma si trova in varie opzioni. Fra l'altro molti appassionati che hanno dei grinder industriali si macinano direttamente il riso parboiled, che essendo trattato termicamente con un processo di precottura a vapore ha ancora più immediatezza nella tenuta. Significa che quando aggiungo i liquidi al mix e impasto tira quasi subito e quindi la lavorabilità viene accelerata notevolmente. Non è un ingrediente tecnico molto utilizzato nella produzione del ready made, perché il riso sopra la soglia del 10% ha la grossa difettosità di asciugare troppo velocemente quando è nella boilie e creare crepe, o peggio ancora, se cucino con temperature superiori ai 90 gradi c'è il rischio che solubilizzi, venga in superficie e mi faccia proprio una crosta che per le prime ore di immersione è impenetrabile all'acqua. Poi capiamoci, gli amidi si sciolgono, sono ingredienti idrosolubili. Ovviamente un amido fortemente gelatinizzato si scioglie in tempi tecnici più lunghi rispetto a un amido poco gelatinizzato. Quindi l'uso del precotto di riso deve essere valutato come ingrediente tecnico. Ecco, magari per un mix che deve restare bianchissimo, tipo quello dedicato a dumble e piccole pupappine che si rullano magari senza uovo, solo con liquidi attrattivi e aroma, per fare esclusivamente gli inneschi da caccia che tanti usano al laghetto o che possono trovare un utilizzo anche in libero nel periodo invernale patocco, quando cioè l'acqua è a 5 gradi, e posizionare un piccolo dambolino bianco su un piccolo muterino di una super boilie, tipo, che ne so, la Total Krill Liver ben sbriciolata. Total Krill Liver è una ricetta che trovate nel blog. Ben sbriciolata crea questo bocconetto sfiziosetto che, se posizionato davanti alla bocca del pesce, che con l'acqua a 5 gradi non gira certo tutto il lago alla ricerca di nutrienti, ecco che può dare quell'aspirata non violenta che però permette al dambolino o alla pupappina di produrre comunque un'efficiente allamata se abbinato a un congruo terminale. E nell'ottica dei terminali non mi addentro, perché c'è pieno di siti, pieno di pagine, pieno di esperti, e io non lo sono, perché sono fuori dall'area pesca dambo e popapine da secoli ormai. Detto questo, per completare le nostre vicissitudini sul riso, sulla farina di riso, sappiate che è un ottimo ingrediente invece per fare il method, perché questa sua collosità naturale unita ad altri ingredienti tecnici tipo la destrina, o se vogliamo proprio robe da fiume che incollino anche i sassi del fondo, il PV1, ci permette di legare insieme dei method mix strutturati con dentro anche farina di pesce, pellettini, che rimangono veramente adesivi al piombo per tempi sufficientemente lunghi anche in corrente. Bene amici, dal picco massimo di dislivello vi saluto, perché sarebbe poco onorevole per me proseguire a parlare con questo fiatone. Alla prossima pillola in allenamento. Ciao a tutti.